Il governo nazionale all'Aquila per il 14° anniversario del sisma, con l'arrivo del presidente del Senato La Russa e della premier Meloni alle 17.50 e in ritardo l'arrivo del presidente del Senato Ignazio La Russa al Parco della Memoria, dove con il sindaco Pierluigi Biondi ha scoperto una stele con disegnato il fiore della memoria, scelto come simbolo dal comune. Prima, la seconda carica dello Stato ha deposto una rosa bianca sulla superficie dove ci sono scritti 309 nomi delle vittime. La Russa ha incontrato pure una delegazione di parenti delle vittime del sisma. Alle 18 in punto invece l'arrivo della premier Giorgia Meloni nella Chiesa delle Anime Sante per la Santa Messa in suffragio delle vittime. L'Aquila è una città che ha avuto la forza di rialzarsi, ha detto la Meloni fuori dalla chiesa prima dell'ingresso. Abbiamo stanziato anche 70 milioni per la ricostruzione pubblica. La Meloni ha detto che la città è orgogliosa e resiliente, c'è tanto da imparare. Beh, credo fosse doveroso, è una materia alla quale, come voi sapete, sono molto legata, sono intanto molto legata a questo territorio. Sono legata politicamente a questo territorio, io sono anche il parlamentare di questo collegio e negli anni abbiamo fatto un lungo lavoro anche insomma con il sindaco, col presidente della regione per garantire quello che mancava o quello che si poteva fare di più per la ricostruzione di questo territorio. Vedete, questo è un territorio simbolo, perché è un territorio che è stato pesantemente colpito e che ha avuto la forza, la capacità di rialzarsi, di fare del suo meglio per risorgere, no? Oggi ovviamente noi continuiamo a fare quel lavoro, dei segnali sono stati dati, io li considero molto importanti. Qualche giorno fa il CIPAS ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione ancora della parte che riguarda le scuole, quindi per consentire al comune, non solo a questo, il suo piano di edilizia scolastica, ma noi abbiamo messo nella legge di bilancio 70 milioni di euro, lo abbiamo fatto senza gli emendamenti dell'ultimo minuto, l'abbiamo fatto così di risulta, l'abbiamo fatto come scelta strategica per garantire ovviamente la tenuta dei bilanci di questo territorio, perché particolarmente c'è bisogno di fare di più sulla ricostruzione pubblica. Allora, c'è un tema di semplificazione per quello che ci riguarda, diciamo, la ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che riguardano ad esempio il PNRR, quindi c'è ancora un lavoro da fare, siamo impegnati in questo, ma ovviamente non potevamo mancare nell'anniversario anche per, diciamo, come omaggio alle vittime e agli oltre 100.000 sfollati che al tempo ci furono, alle persone che comunque hanno dovuto affrontare tempi molto complessi, e penso fosse giusto esserci.